Ok, grande ritorno, risposte ai guardoni. Yeah! Ovviamente siamo nel mondo 3.0, quindi risposte ai lettori si fanno in macchina e vocalmente. Le ho convertite col programma Ghost Reader. Non l'ho ancora comprato, è un demo, perché piacerebbe che funzionasse la voce direttamente dal Mac senza usare un programma esterno. Partiamo subito con la prima domanda. Tam, ciao Mirko, ho visto il tutorial come fare un login. Adesso lo vorrei applicare ad un sito che sto modificando. Ok, faccio. Meglio il PHP a parte lo salvo.l. La mia domanda è questa. Come fai tu, penso lo facciano molti altri, che andare a recuperare con un FTP le pagine di un sito e sicuramente insieme ai file principali, pagine web, scaricate anche CSS, PHP, eccetera? C'è un modo per non far scaricare questi file? Ti spiego. Come ho detto, voglio fare questo login a questo sito per accedere a determinate pagine. Punto, visto i clienti di questa azienda non sono molti, avrei pensato di mettere username e pass direttamente nel PHP senza creare un database, visto che abbiamo solo il dominio e non un server acceso. Punto, come ovvio al problema del possibile scarico PHP e lettura dei dati riservati. Grazie in anticipo per la risposta. Ah! Un'altra cosa che non mi ricordo? Se dovessi usare un font che non è nella configurazione di Win, questo lo devo copiare nella dir del sito? Ringrazie. Fra. Allora, per il font, no, il font, di default i font sono sempre i soliti, però adesso ultimamente anch'io li uso spesso. Te devi guardare Google Font. Google Font ti dà un JavaScript, lo metti e dopo ti fa usare il font che ha, ne ha 140. La cosa bella di questo servizio rispetto a altri, c'è ad esempio, non ce ne sono altri, che questo è tutto gratis, gli altri sono a pagamento. I miei amici usano quelli a pagamento, però. E questa è la cosa facile. Per i login sono difficili, cioè non è che io li programmo da solo, Io login cose così li faccio con Expression Engine o con WordPress, che sono tutte le pagine già fatte. Poi te dicevi, no, il database non lo fa. Sì, puoi fare un login, anzi, sinceramente in un sito che non volevano il database, una cosa sempliciotta, ho fatto un fantasticissimo form, login and password, che quello si fa in HTML, e poi il PHP dietro dice se il nome è uguale a questo e la password è uguale a quello, allora vai a questa pagina, oppure meglio, mostrami il contenuto sottostante, no? Quindi la password è dentro al PHP. Quindi teoricamente non è ultra sicuro, perché adesso, allora, per l'uomo della strada del PHP il codice sorgente non lo puoi vedere dal browser, non lo puoi scaricare, perché è uno script che funziona sul server. Quindi la cosa bella del PHP è che te anche un casinissimo di HP non lo vedrai mai dal browser, però ovviamente gli hacker, quelli che sanno fare, sicuramente riescono a scaricarlo, però se è una cosa sempliciotta, no. E questa è la risposta alla domanda. Adesso sentiamo la prossima. Con me 10 Attuna e 04 PM. Ciao Mirko, non ci conosciamo, però mi sento di dirti che è come se ci conoscessimo. Non credere che io sia forse come alcuni quasi 50enni, casa, famiglia. Sono sposato dall'87, ho vissuto fino al 92 in pro di Milano. Poi abbiamo deciso di trasferirci in Trentino. Mia moglie Alessandra è _trentina, di Bezzecca, vicino a Riva del Garda. Non abbiamo figli, ma abbiamo un cane. Abbiamo avuto sempre cani. Se fosse per mia moglie, lei vorrebbe tanti animali. Amiamo molto gli animali. Anche per questo sei simpatico, perché tu hai Ciuschi, ma come ti è venuto un nome simile, tra l'altro associarlo, quando hai il bisogno di un acquisto, ancora meglio quando si tratta di Apple, eh? Allora, interrompo subito. Ciuschi deriva dal cartone animato Doraemon. Doraemon aveva nella tasca spaziale, tirava fuori tutti i giocattoli, le cose nuove, e le chiamava Ciuschi. E siccome Ciuschi è stato un acquisto anche quello, Ciuschi si chiama Ciuschi.
che ne ha preso abbastanza, forse riesco a prendere un iMac entro il 2011, affittiamo un appartamento per turisti, sempre qui in Valle di Ledro, io sono operaio, mia moglie assiste gli anziani, sarei a posto quindi. Trattino, per il futuro, perché al momento non li dimostro a... Il mio sogno è quello di fare vacanze in USA, in particolare a Nippo. Ovviamente mi andrebbe bene ovunque, basta che sia suolo americano. Mi auguro che succeda presto. Punto. Scusami se c'è stato qualche disguido tra me e te. Non era voluto. Tu ovviamente avevi raggiunto il culmine. E quindi... Ma tutto ok, grazie per avermi citato nel video. Trattino, che dire, complimenti per il tuo lavoro. La mia passione sono la tecnologia, la musica. Mi piace ascoltare la radio. Da Apple TV spesso ascolto radio americane. Ho ascoltato per diversi anni Z100 e la American Top 40 con la Sucasse su Radio Milano International, una radio italiana che aveva molto a che fare con lo stile radiofonico USA. È proprio vero che i migliori dall'Italia se ne vanno all'estero. D'altra parte qui evidentemente capiscono poco e sottovalutano i giovani. Che Italia del... Fatti valere lì. Mi pare di capire che gli italiani in USA sono molto stimati, vero? Ma basta con sta storia Italia uguale pizza, mandolino e mafia. Punto. Che palle, come associare la panza al cibo degli americani. Trattino, c'hai ragione, Silvio May 9 a 12 e 18 pm report, ciao mi... Ok, ciao! Ovviamente, cioè, se mi ricordo di solito tolgo i cognomi. Altrimenti potete andare tutti in Trentino a mangiare a sbaffo da Franco, che adesso mette su un ristoro. Prossima! Mirko, sono un tuo fan suai. Il tuo stile, che cazzo me ne frega. Mi piace tanto e il tuo umorismo, molto particolare, mi fa impazzire. Condividiamo un sacco di passioni, Beppo. Informatica, fotografia, cibo, e spero davvero che accetti l'amicizia. Vorrei vedere le foto che carichi su FB. A presto, Silvio. Fran. Sì, ma l'ho detto. FB. Vai, Mirko Giazzi. Francesco May 6 a 10 e 16 am, ciao, anche io ho una Sanyoksaki HD1010, volevo domandarti se riesci a collegarla al PC e visualizzarla come fonte esterna, cioè vederla come se fosse una webcam, giusto? Non lo so, devi cercare Google, no? Chuski May 6 ad 10 e 16 am, allora innanzitutto io mi chiamo Chuski, smettila di chiamarmi Sgarrone, Sgarrone. Ah, Chuski! Dubi e tubi, altrimenti prendo armi e ritarli e scappo di casa. Poi, alla mattina preferirei un latte tiepido senza zucchero e con poca schiuma, non freddo. Che film è? Che film è? E poi alla sera coccole sul pancino, capito? Io toxic di... Ma dai, Chuski! Si mette pure a mandare email! È proprio una scimmia, eh! E volevo chiederti qualche informazione a proposito dell'università americana. Trattino trattino maggiore di... Ciao Mirko! Sono un tuo fan, volevo chiederti se per caso nel prossimo video potevi parlare un po' dell'università americana, della differenza tra college e university, non l'ho mai capita. Ho cercato su internet ma alla fine sono rimasto ancora più confuso. E come funziona un po'? Potresti parlare anche dei tipi di lauree e differenze? Non ho capito che differenza ci sia tra l'undergraduate e la graduate. Forse un tipo di laurea composta da due bienni o qualcosa del genere. Già che ci sei, potresti dare anche qualche consiglio a quelli come me che intendono studiare in America. Ti prego Mirko. Ciao Mirko, sono un tuo gran... Allora, l'università americana, io ho già parlato un casinissimo di sta storia. Allora magari farò un altro video, un remake, perché lo so che YouTube, i video vecchi, mi ha incasinato l'audio, non li fa più. Però comunque nel mio sito, mirkb.com, nel blog, ho messo un sacco di domande frequenti ai visti americani. Adesso devo ancora mettere quelle sulla scuola, ma c'erano anche quelle sulla scuola.
Allora, diversità, differenze tra università e college uguale. L'università viene chiamata college. Punto. A capo. Differenza tra undergraduate e graduate vuol dire, cioè, se non ti sei ancora laureato sei undergraduate. Ad esempio io sono sempre stato undergraduate. Adesso che sono laureato posso fare una specie di corsi extra, tipo master, e vengono chiamati graduate. Apposta. Consiglio, un consiglio che vi posso dare è uno sconsiglio: non venite. Cioè, non è che non venite, potete benissimo, però la scuola americana costa un casinissimo di più di quella americana. Poi per gli studenti internazionali come me e come gli internazionali costa 4 volte tanto di quello che spende un americano, che è già caro. Poi ovviamente gli americani poveri possono andare in università più economiche, e poi possono anche chiedere dei benefici, tipo degli aiuti dal governo, però per gli internazionali no. Poi adesso dopo l'11 settembre un casino di leggi nuove, quindi devi dimostrare di avere un casino di soldi in banca, bla 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 bla. Adesso ovviamente la domanda che si faranno tutti: allora te sei ricco? Allora, cioè, parte investimento c'è, però dopo secondo anno, terzo anno, quarto anno, dopo avevo pigliato la borsa di studio, tac, perché lavoravo dentro il giornale della scuola, quindi non si pagava niente. Perché altrimenti se devi pagare tutto, solo di scuola ogni anno spendi come minimo $10,000, ma solo il corso, poi c'è l'alloggio, mangiare, i libri. Poi c'è da dire che sono i Community Florida, Community College, che c'è in Florida, sono quelli economici, che non sono male, sono validi. E poi ci sono le università altre, tipo UNF, quella che sono andata, e quella costa un casino di più, costa il doppio. Perché praticamente ho fatto il biennio, la laurea dura 4 anni, il biennio l'ho fatto al Florida Community College, biennio che poi è durato 3 anni, perché dopo devi fare tutti i corsi di inglese, perché all'inizio ti fanno un domandone per vedere quanto sai leggere, quanto sai scrivere in inglese, allora dopo ti danno un casino, ti sbolognano un casino di corsi aggiuntivi, allora ci ho messo 3 anni. Poi dopo sono passato nell'altro, che però per passare devi prendere dei corsi, insomma, aggiuntivi anche lì. Dopo sono passato di là, e di là costava di più, costava, non mi ricordo, mi sembra $5,000 al trimestre, però devi farne almeno 2 di trimestri, però lo facevo anche 3, perché l'estate sarebbe che non dovresti prendere, perché per legge, siccome sei internazionale e il visto da studente, devi fare full time, che praticamente sono 4 corsi ogni trimestre o quadrimestre, non lo so, loro lo chiamo semestri. Sta sulle palle sto nome, semestre, che poi non sono di 6 mesi, sono di 3-4 mesi. Comunque parlerò più avanti se mi vengono nuove ispirazioni per fare un video sulla scuola. Comunque questi sono i punti fondamentali. Prossima. Bellissimo fan. Sono di Arcore, vicino Milano, conosci? Se passi da Milano passa a trovarmi, facciamo sempre delle belle feste a casa mia. Se vuoi puoi portare anche Ciuschi, si divertirà. Ti sto scrivendo con i miei amici Lele e Emilio e anche loro ti salutano. Ciao, un bacio Silvio. Anche Silvio mi ha scritto. E questa era l'ultima domanda, lo fate veloci stamattina perché sono già in ritardo sulla tabella di marcia. Perché stamattina sono venuti finalmente a mettere a posto l'internet che non andava. Allora, poi ho fatto queste qui. Il programma che ho usato si chiama Ghost Reader. Allora, come ho detto, un demo. La voce italiana non è male. Sbaglia un po' quando ci sono le cose in inglese, lì fa un gran casino. Però inversamente, se pigliate, beh, all'inizio, volendo lo puoi fare gratis sta cosa, no? Però se l'ho scritto in inglese, l'ho scritto in inglese con Leopard, la voce nuova che hanno messo si sente benissimo. Solo che provate a fare un video, un audio con la voce in inglese di un testo in italiano, viene un casino che non si capisce niente, che l'accento frega di brutto. Allora ho cercato, però sto Ghost Reader, non so, mi sembra un po' baghettoso, perché a volte selezioni il testo, lo legge,
poi per salvarlo devi rischiacciare 20 volte, non lo so. Poi c'è un tasto che si chiama tu iTunes, teoricamente dovrebbe esportare direttamente su iTunes, però non va, non ho capito, devo leggere le istruzioni, forse bisogna selezionare iTunes. Ti apre una finestra e dice apri, e che apri? Io devo salvare. Poi comunque c'è la funzione per salvare su iTunes, però non c'è il tastino che funziona, non so. Però questa voce va nel programma Ghost Reader, però non va nel sistema, perché nel sistema preferivo, fammi pensare, beh no, perché dicevo nel sistema preferivo, perché poi da Leopard, Snow Leopard, c'è la nuova funzione che in qualsiasi pagina web, però usando Safari o dei programmi applicativi nativi della Apple, c'è la funzione service e dopo puoi selezionare un testo e fare traducimelo e fammelo direttamente su iTunes, molto più semplice, right click, tac. Però adesso che ci penso, nel Power Mac che ho, Power Mac, non c'ho Snow Leopard, e allora mi sa che quella funzione lì non va, quindi per forza devo usare il programma esterno. Comunque la voce, come ho detto, secondo me va bene, sente abbastanza bene. Per Ciuschi ho messo la voce di una donna, cioè Chiara e Vittorio. È bellissimo. Adesso comunque a me leggere i libri mi fa schifo, perché leggere il libro devi stare lì 3 ore e non puoi fare nient'altro, mi sta sulle palle le cose che devi stare lì, che non puoi fare nient'altro, no? Perché io sono multitasking dal 1995, quando Windows 95 fu lanciato. Però allora, se ci fosse un modo di gli audiolibri, no? Gli audiolibri a me piacciono, piacerebbero se fossero italiani, no? E ho preso qualche audiolibro inglese, ok, però non mi piacciono, va bene. Piace gli audiolibri italiani, ma in Italia non è molto famoso questo concetto dell'audiolibro e non so perché. Comunque, teoricamente, se trovassi un libro in italiano in PDF, posso fare questo trucchetto e me lo sento in macchina. E allora, per il momento è tutto. Risposte ai guardoni fatte. Grandissimo ritorno. Applausi. Venerdì, olè. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti.